ragazzi, ecco qui che c'è anche l'Xperia Z Ultra. Lo vediamo per la prima volta, perlomeno noi di Android Blog, visto che non l'abbiamo ancora recensito. Il telefono praticamente mi ricorda come l'Xperia Z1 che abbiamo appena visto, solo in versione un po' ingrandita. I soliti quattro tasti che abbiamo visto anche nell'Xperia Z Ultra che sono stati inseriti da Sony proprio nell'interfaccia principale, Walkman, Album, Movies e in PlayStation. Poi diciamo che il resto è molto simile. Abbiamo qui il tasto di accensione e spegnimento, qui abbiamo il piacere del volume, qui abbiamo la micro SD. Il jack da 3.5 è messo qui in questo caso e non nella parte superiore come l'Xperia Z1. Abbiamo poi la fotocamera posteriore, mi sembra senza flash, non riesco a vederlo, magari è incastonato sotto, ora non vi saprei dire. Poi sotto abbiamo, la sinistra abbiamo il caricatore magnetico, diciamo, per fare la carica tramite anche la dock probabilmente, come nell'Xperia Z1. E abbiamo questo schermo davvero di grandi dimensioni, credo che sia ad occhio un 5,5, forse anche di più, ora non ci sono purtroppo scritte qui le specifiche, ma credo che sia più o meno di questa grandezza, saremo più precisi poi. Farvi vedere, cioè che ci siamo, la differenza di grandezza tra l'Xperia Z Ultra e l'Xperia Z1. Eccoli messi a confronto, questa è un pochino la differenza di grandezza tra i due. Invece per quanto riguarda lo spessore, praticamente direi che sì, forse l'Xperia Z1 è di forse mezzo centimetro, ma neanche, forse 2-3 mm, 3-4 mm più spesso, ma siamo davvero a guardando il capello, diciamo. Buona invece il peso dell'Xperia Z Ultra, e quindi ci permette di impugnare il telefono anche con una mano e di poterlo utilizzare tranquillamente e con l'altra andare a scorrere. Il peso ora non sappiamo, vi ripeto, neanche questo quant'è, ma lo inseriremo poi nella recensione, ma devo dire che mi sembra non superiore ai 200 grammi, detta proprio così a spanne, davvero leggerissimo. Anzi, quasi quasi direi che più o meno siamo sullo stesso peso, occhio e croce. Bene, direi che per quanto riguarda lo stand Sony e la presentazione dello Z1 sia un po' tutto, e ci vediamo alle prossime recensioni. Grazie.